Io voglio solo cantare, te lo giuro, non voglio vedere più nulla. Domani è Natale. Tu ti ricordi quando nel 93 Pavarotti e Sinatra cantavano in duetto una delle canzoni più belle della storia? Il fuoco che mi portò dentro. Non è quella la forse più bella di questa. Signori e signori, My Way. My Way. Well, like, come on.
che ti resta di levare? Ho pensato, no? Siccome stava partendo un coro, no? Dalla curva parte un coro. Allora, grazie. Allora, l'ho già detto a Milano e non lo voglio più ripetere. Questo coro è buono per Gianluca. È vero, sei bellissimo. Quella data a me è sei buonissimo. Sei buonissimo. Ecco, come ci siamo. Modesta ragazza. Sì. Che ragazza. No, allora, quando scelgo i vestiti, si vede che c'è scelto. Vede far parlare, no? Ma si vede che hai scelto tu, no? Quando scelgo i vestiti insieme al nostro stylist, Nick Cerioni, non è cieco, ci vede. E ho pensato, stanno ritornando gli anni 80-70, giusto? Nelle canzoni, sì, in tutto. E quindi, Emanuele, spegni tutto. No, lui in proprio scissura, noi non sappiamo niente. Spegni tutto, tutto. Ma che devi fare? Tutto al buio, tutto al buio. Poi vorrei una lucercina. Ma che concerto del volo? Ma che sta a fare questa? Una lucercina su di me, piccola, Manuele. Ok. Forte, fortissima. Fortissima su di me. Forte. Mi ci vuole la musica al mio quarto, ma che si sta facendo? Ditemi se non sembro una palla di discoteca in carriera di 70. 1, 2, 3, 4. Preso respiro? Ho sistemato i pantaloni. Anche perché adesso
Adesso io ti tocca cantare come si deve. Perché fino adesso ho fatto cantare scusa. Li usa per i francesi che sono qua. Parla con loro. Scelta on fish che non so come si dice. Torniamo seri? Sì, torniamo seri. Io non dico che forse ce la faccio cantare. Come no? Allora. Prima di iniziare questo tour, maggio, giugno, ci siamo sentiti, no? Perché dovevamo decidere il duetto. E siccome siamo due anime ribelli, volevamo cambiarlo. E ha proposto questa prossima canzone a Giorgio, e lui è impazzito, letteralmente, per la canzone, perché pensiamo sia una delle canzoni più belle che siano mai state scritte. Una di quelle canzoni che le puoi usare un po' come preghiera, ed è appunto questo il significato che vorremmo dare. Sì, perché poi la musica ha il grande potere di poter arrivare davvero nel profondo dell'anima, nel cuore delle persone, e con le nostre voci cerchiamo di trasmettere delle emozioni con questa canzone, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché abbiamo vissuto delle fasi molto difficili da affrontare, dal Covid a una guerra, gente che continua a soffrire. Sicuramente a volte l'imprevedibilità della vita ci mette a dura prova, e vogliamo dedicare questa canzone a chi purtroppo non è più con noi qui, a chi sta ancora soffrendo, e io un pensiero ce l'ho. Questa sera voglio dedicarla a una persona, a Flavia. The day and please the Lord, but
grazie. Dove vieni? Eccolo qua, si stava... Ah, si è cambiato. Sei bellissimo, veramente un siciliano doc. Si vede che non la scelta Ignazio, vero? Com'è questo vestito? È molto bello. Devo dire che non hai bisogno di conferme. Signora, come il signore piace? Guarda come luce così. Perché ancora non avete visto che mi metto io? Che signora, guardi. Preparate. Che non vede lui, signore. Torna a casa e dice, ma chi me l'ha fatto fare andare lì? Qua è metallo, il rosso. Ma l'albero sta a casa, non sul palco. Aspetta, è una sorpresa. Come ho parlato? Allora adesso io vado via e vi faccio vedere come ci si veste. Sei pure intelligente, guarda. Hai capito che è il momento di andare via, mi raccomando. Mi lascia solo lui. Mi lascia solo. Ci vediamo dopo. Mi vado a cambiare. Mi ha chiamato un po' di mesi. No, io mangio solo cose commestibili, non di certo te. Mi ha chiamato prima che iniziasse il tour per decidere il prossimo duetto. Mi ha proposto questo brano. Mi ha proposto, visto che sto sempre io quello che chiamo, ti soldi della radio dal telefono quando me li dati. Chiamo già tutto, chiamo te. C'è sempre. E mi propone il prossimo brano. La mia risposta è stata, direi, sei matto. Però siamo andati dal maestro che è troppo famoso, difficile, tutto il suo brano. Aria. E siamo andati dal maestro di canto, l'abbiamo provata e ci siamo divertiti sin dal primo momento. Quindi abbiamo detto, se ci divertiamo noi cantando, perché non condividerla con il nostro pubblico? Aiuto!
Luce Emanuele, ci tengo a fare un grande ringraziamento e un applauso alla nostra crew, a tutti voi. Mettete in piedi tutto questo. Ci mancherete, perché ci vediamo ancora lungo il prossimo anno, viaggeremo un bel po'. Questa sera canterò, adesso è un momento per me molto importante, perché il mio più grande idolo è il grande Elvis Presley. Ho anche visto i suoi film, perché lui ogni tanto faceva anche l'attore, no? E cantava durante le sue comparse. E questo film credo che sia del 1968, Hawaii, dove interpretava questa canzone che mi ha colpito per la prima volta che l'ho ascoltata. Avevo 15 anni. Ed è una delle canzoni più romantiche della storia. Ed è Can't Help Falling in Love.
Adesso mi puoi dare un sottofondo. No, meglio di non lasciare. Allora. No, beh, è sempre difficile per me introdurre questa persona senza, perché è stata una di quelle, sembra brutto da dire, poche canzoni che mi hanno trasmesso, mi ha trasmesso sempre, ogni volta, la stessa emozione quando la canto. E posso dire che è una di quelle canzoni che canterei sempre, non mi stanco mai, perché oltre che essere una bellissima canzone cantata da un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana, ma mi porta sempre la mente e il ricordo vivo di qualcuno che non c'è più. E quindi insieme a voi vorrei dedicare questa prossima canzone a tutti quelli che ci guardano da lassù, dal tuo universo.
Good night, how I hate going on in the storm.
Il prossimo è un brano scritto nel 1971 per la guerra in Vietnam. Quest'anno abbiamo deciso di ricantarlo per far sì che possa rimanere un eterno inno alla pace. È il nostro nuovo singolo, si chiama War is Over, e vi chiediamo, vi invitiamo ad accendere il flash del vostro cellulare tutti quanti per creare un momento magico. E invito anche il fotografo sul palco, Simone Cecchetti, per favore, per far sì che questo momento non lo dimenticheremo mai più. Tutti, sono pochi ancora. Tutti i cellulari, tutti i flash, eccoli. Sono così successo. Grazie, con questa prossima canzone vi vogliamo augurare un buon Natale. Grazie a tutti.